Amici sportivi, un saluto da Federico Ragona, benvenuti alla seconda puntata di pre-partite del campionato di Serie D Girone I 22-23. Domenica scorsa si è giocata la prima giornata, ne abbiamo parlato nel video precedente, nelle post partite. Adesso andiamo a vedere il quadro completo di quello che sarà la giornata di mercoledì, seconda giornata. Canicattì Acireale, Castrovillari Lamezia si giocherà alle ore 16, mentre le altre partite alle ore 15, tranne Catania San Luca che si giocherà in notturna alle 20:30. Sant'Agata Real Avessa, Cittanova San Catardese, Locri FC Trapani, Paternò Santa Maria Cilento, Mariglianese Ragusa, Vibonese Licata e, come detto, Catania San Luca alle ore 20:30. Giornata importante per il Catania, che mercoledì davanti al proprio pubblico allo stadio Angelo Massimino ospiterà il San Luca in notturna, dove arriverà anche il presidente a seguire per la prima volta la squadra in campionato, mentre il Trapani per riscattarsi e dimenticare il pareggio in casa con la Maglianese deve andare a vincere in casa del Locri. Diciamo una partita importante quella dell'FC Trapani, che gioca in trasferta in casa del Locri, mentre per quanto riguarda le altre siciliane il Licata andrà in trasferta in quel di Vibonese, mentre il Ragusa andrà a fare visita alla ottima formazione della Mariglianese. Il Paternò ospita in casa Polisportiva Santa Maria. Questa partita si giocherà allo stadio Orazio Raciti di Biancavilla, come detto prima il Trapani in casa del Locri, San Catardese a Cittanova, il Sant'Agata con Real Aversa, mentre il Cireale e Canicattì si daranno battaglia allo stadio El Seneto di Agrigento. La classifica andiamo a vedere prima di chiudere: Real Avessa, Catania, Locri, Città di Sant'Agata, Castrovilla, Lamezia e Vibonese 3 punti, Acireale, Cittanova, Trapani, Mariglianese 1 punto, San Catardese, Canicattì, Licata, San Luca, Paternò, Polisportiva Santa Maria Cilento e Ragusa 0 punti. Chiudiamo questa seconda puntata, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e restare sempre collegati.